tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un'altra puntata per quanto riguarda il decluttering. Ebbene sì, oggi tocca ai lip gloss. Ho un po' di lip gloss da farvi vedere e da valutare insieme cosa tenere, cosa regalare e cosa buttare. Ovviamente mi farete compagnia in questo video e non lo so, ci vediamo dopo, godetevi il video, noi ci vediamo. Adesso è arrivato il momento per quanto riguarda i lip gloss. Questa è una parte. Io per quanto riguarda i lip gloss sono molto appassionata perché li utilizzo anche soltanto così, tipo se non mi va di mettere un rossetto o una tinta labbra, esco direttamente con i lip gloss. Quelli che vi faccio vedere per prima sono quelli che ho acquistato per ultimo. Gioco di parole, dovrebbe esserci, sì, certo. L'altro, che sono questi tre, li ho acquistati per ultimo e quindi ovvio che li tengo, ma mi sembra ovvio, quindi li metto qua. Questi qui nella scatolina che vedo sono quelli in edizione limitata di Revolution per quanto riguarda i Freestone e sono questo tipo di lip gloss. Ve lo faccio vedere. Questi ovviamente hanno una pigmentazione ottima e mi piacciono perché io, essendo che ho il tatuaggio alle labbra, metto questo e sembra che ho. Che profumo di caramella! E sembra che io ho le labbra colorate. Quindi queste le tengo, ve le faccio soltanto vedere, ma le tengo tutte. Questo invece è quello roll-on. Sì, questi invece sono quelli roll-on. Sono fatti in questa maniera. Vedete? Questi. Anche questo ha un odore fantastico. Mi piacciono tantissimo e questi li metterò sotto nella mia stanza. Gli altri invece li metterò nella borsa che me li porto in giro. Quest'altro è anche quello roll-on, se non mi sbaglio. Sì, anche questo è roll-on, però comunque avete i video online per quanto riguarda questi prodotti. Poi un altro che vi faccio vedere è quello di Rude. Questo è un gloss ma molto particolare perché è molto molto pigmentato ed è questo colore qui. Dà sul dorato, rosa dorato, ma è molto molto bello, mi piace, infatti ancora lo tengo. Poi ne ho uno di Mulac, utilizzato pochissimo perché a me non è che piace molto il dorato, però sulle labbra mi piaceva tantissimo l'effetto che faceva, specialmente se mettete un rossetto scuro, ha un effetto molto molto bello. Però vi ripeto, io i lip gloss li metto la maggior parte sulle labbra nude perché ho già le labbra pigmentate dal tatuaggio, quindi questo lo tengo. Anche questo qui di Nabla, che è il Syrup, è molto pigmentato come balsamo labbra, non so se si vede, è molto molto pigmentato, mi piace ancora e quindi lo tengo, ancora è ottimo. Questi qui sono una reliquia perché sono dell'Ordine Elf fatto tanto e tanto tempo fa. Sono ancora ottimi e questi qui li metterò per utilizzarli o quando faccio i video che non devo uscire perché così li voglio consumare. E gli altri invece li metterò in borsa. Perché io ho una pochette sotto che mano a mano faccio girare dove io utilizzo i lip gloss, che se andate a mangiare poi dovete rimettere il rossetto, no, io utilizzo il lip gloss perché mi dà quella pigmentazione e a ruota faccio girare tutti i colori. Questi sono molto molto buoni, li utilizzo tuttora da tanto tempo e sinceramente non hanno cambiato il loro profumo, fantastico. Poi questi con il tappo particolare sono quelli di Lion Crime. Questi sono dei topper e sono fantastici. Adesso ve li faccio vedere. Guardate, questi li dovete mettere ovviamente sopra a dei rossetti. Io consiglio tipo rossetti proprio scuri, tipo sul nero. Sono bellissimi. Questi sono Unicorn Queen. Ce ne ho diversi e questi li tengo. La stessa identica cosa a questo. Poi ho quest'altro che si chiama Unicorn e questo che si chiama Pink Pearl.
Se volete gli swatch di tutto quello, di tutti i lip gloss, ditemelo che ve lo faccio, così anche vi faccio tutti i nomi, perché non voglio perdere tempo ora. Gli altri sono questi. Sono questi qua. Questo è bellissimo. Cioè io ve li farei tutti ora, però non posso perché sennò il video mi viene lunghissimo. Non so se si vede. Guardate che pigmentazione. Poi andiamo avanti e c'è questo qui di Kiko, ed è un extra volume lip gloss, ne ho tantissimi di questi, perché infatti sono anche un pochettino sporchi, perché questi li utilizzo sopra i rossetti, bellissimo, adoro e fanno ancora profumo. Poi ho quelli di Huda e li tengo perché mi piacciono. Non vi ho fatto vedere nei come si chiama? Nel reparto delle tinte labbra non vi ho fatto vedere quelle di Huda Beauty perché ovviamente sono quelle in mini taglia e io tutto qua in mini taglia tengo tutto, quindi li lascio. Poi questo è stato un regalo della mia migliore amica, è un rossetto che ho utilizzato quando mettevo il rossetto blu e quindi questo lo tengo, è ancora pigmentato quindi lo tengo. Poi ho quello di Lotti London, aspettate che qui c'è ancora uno di Huda Beauty, quindi lo tengo. Questo di Lotti London mi piace tantissimo e lo tengo anche questo perché ha l'effetto di Blue Brown di MAC. Infatti spesso mi capita di utilizzare questo lip gloss quando metto Blue Brown perché ce n'è un altro anche che gli assomiglia e mi piace tantissimo. Poi questi di Ele Girl sono questi nel tubetto, già vi avevo fatto un video per quanto riguarda questi, ce ne dovrebbero essere anche altri. Mi piacciono tantissimo perché questi li dovete mettere soltanto sulla matita, vi consiglio sulla matita. Questo un pochettino sta sbordando. Vi consiglio sulla matita perché hanno questa pigmentazione, vedete? Sono in gel, ma hanno tutti questi glitter. Non si sentono i glitter, ma ovviamente hanno una stabilità o su un rossetto ultra matte, cioè bello matte, oppure su una matita. Se li mettete su rossetti cremosi, ve li trovate anche sui capelli, cioè dappertutto, sul naso, dappertutto. Invece messi così sono ottimi. Quello di Kiko, vedete, mi ricordavo, quello di Kiko, se non mi sbaglio sborda un pochettino. Io vi consiglio di non mettere il lip gloss proprio al contorno delle labbra, metterlo più in dentro possibile, che è ottimo. Poi vi faccio vedere due di MAC, che sono questi. Uno è questo sull'azzurro, che ovviamente quelli di MAC li tengo. E questo, guardate il colore, bellissimi, sono stupendi. Questi quando faccio dei trucchi particolari, io guardate che ci esco pure con questi colori. Io lo vedo verde lì, ma è viola, cioè ha delle cagnanze, ah? Eh? Ma è viola, cioè è stranissima questa cosa. Comunque, andiamo avanti. E ci sono questi NYX Sleep Tease. Questi qua, sinceramente, mi sbordavano dalle labbra. Ora non lo so se era un problema mio o di queste tinte. Queste qui le metterò nel reparto forse. Perché li voglio utilizzare. Se per caso vedo che escono di fuori, li regalo. Perché se escono, no. Infatti, forse anche quello di Nabla toglierò questo qui. Perché vedete già come esce, già si vede così come esce. Quindi vediamo, vediamo, lo tolgo. Comunque, andiamo avanti. Questo è quello di NYX, mi piace tantissimo, l'ho già provato altre volte. Questi li potete utilizzare anche sopra i rossetti, quindi o tinte labbra che siano, sono ottime, fantastiche. Poi abbiamo Kiko, sempre extra volume, ed è questo colore qua. E devo dire che no, non mi piace il colore, quindi questo lo regalo. Poi MAC in edizione limitata, ovviamente si tiene. Poi un altro di questi, quindi lo tengo.
Poi ho due di Sephora. Uno è questo nude e uno è questo rosso. Il rosso è vinilico, come vedete scritto qui, quindi uscirebbe proprio fuori dalle. Scusate, ma perché mi metto così lontano? Boh. Questo uscirebbe sicuramente fuori dal mio contorno labbra, quindi lo regalo, visto che è anche sigillato. E poi c'è questo. Questo non l'ho mai provato, se non mi sbaglio. Oddio, è un po' doretino. Oddio, oddio, un po' doretino. Allora, lo metterò a confronto forse con quello di Mulac. No, non c'entra niente. Lo metterò di lato nei forse, in caso poi vi farò sapere. Poi, questo qui di Catrice, volume Lip Booster, mi piace tantissimo, l'ho già utilizzato altre volte. Il colore mi piace tanto. Ovviamente sulla pigmentazione delle mie labbra questo è molto più chiaro, però mi piace, quindi lo tengo. Poi questo qui di Lotti London, se non mi sbaglio, di che cos'era? Sì, Lotti London, è ancora sigillato, quindi questo lo tengo perché io ne ho un altro e mi piace tantissimo, però lo tengo sigillato, non si sa mai. Poi questi qui di Essence, che sono diciamo di tanti anni, ciao Stefania, come stai? Tutto a posto? Questi lip gloss di Essence, che hanno un bel po' di anni, vi faccio vedere che scrivenza hanno e mi dovete dire se assomigliano a qualcuno che avete visto in questo periodo. Non lo so. Wins, la tua mano nella mia. Nanana nanana. Non so se vi rendete conto, la luce. Quindi questi si tengono, è inutile comprare quelli, visto che gialio, gialio, anche questi gialio. Andiamo con questi di Maybelline. Questi sono gli ultimi che avevo preso per quanto riguarda lip gloss. Uno è questo, lo metto qua, e mi piace, assomiglia a quello di Nabla, giusto? Mettiamolo vicino, perché se assomiglia a quello di Nabla, ovviamente uno lo togliamo. E no, è quello più marroncino. Nabla, Nabla è più marroncino. Questo è Maybelline. Allora, qual era l'altro che non mi piaceva tantissimo? Forse questo chiaro era. Questo sì, era quello più chiaro. Questo più chiaro non mi piace su di me e quindi lo regalo. Questo lo tengo. Mi pulisco la mano e aggiungo gli altri. Andiamo avanti. Ci sono altri di questa tipologia. Questo è molto più pigmentato dell'altro. Ve lo faccio vedere. Vedete? Questo è un nocciola molto molto bello. E quindi lo tengo, a differenza degli altri è molto più marroncino, quindi mi piace. Un altro della Slip Tease. Devo vedere adesso come mi trovo con questi colori sulle labbra. Mi piace tantissimo. Questo lo metto sempre nei forze per vedere e provarli. Gli altri che vi dicevo del Wings, questo vi piace quando canto, vero? Sì, poi sono molto intonata io. Vabbè, gli altri saranno nei paraggi e vi faccio vedere. Questo è un altro che assomiglia a Blue Brown Mac. Belli. Quindi lo tengo. Questo è un altro, ovviamente è sigillato, quindi per quanto riguarda questi mi sono piaciuti, questi ne avevo comprati un bel po'. E sono quelli di Elf, mi trovo benissimo e questi li metterò come scorta perché vanno nelle borsette anche quelle più piccole, cioè più piccole nel senso non di lunghezza, di grandezza, e mi piacciono, quindi li tengo. Quest'altro è sigillato perché già uno l'avevo finito e quindi me lo metto come scorta. Se non lo utilizzerò entro l'anno, lo regalerò.
Questo è quello di Kiko, sempre lip volume, ed è quello che vi fa diventare, diciamo, i denti più bianchi. È ottimo, mi piace tantissimo, quindi lo tengo. Poi c'è questo che io utilizzo solo se devo fare delle cose più particolari, perché ha dei glitter. Non so se si vede. Si vedono questi glitter. Però sulle labbra non si percepisce, ve lo dico proprio sincera, non si percepisce, quindi ottimo, ripeto. Uno che non mi è piaciuto affatto è questo qui di Kiko, della Charm Escape. Il colore è questo e sinceramente non mi è piaciuto e quindi questo lo regalo. Un altro di Nabla, questo Shine, questo mi piaceva se non mi sbaglio, vero? Sì, questo mi piace perché è molto particolare. Lo tengo, tieni tante cose, Stefania. Sì, questo è l'edizione limitata di Essence. Avete visto il video, quindi lo tengo. Toglierò la scatola. Questo è un plumping di Essence. Non l'ho ancora utilizzato. Ed è questo, di questo colore. Lo metto di lato. Se non lo utilizzo, lo regalo visto che è ancora con la confezione. Poi c'è quello di F che è Glitter Gloss, di questi ne ho altri. Ne ho altri. Vi faccio lo swatch qua. Questo ha il pennellino in questa maniera. Mi piace tantissimo, però di questo già ne ho visto che ne ho altri, anche gli ultimi di Kiko che ho comprato, quindi questo lo gestisco. Poi abbiamo sempre questo di Line Crime che tengo. La voce se ne sta andando, salutiamola tutti insieme. Il mio preferito di Astra, il mio preferito di Astra, che è questo, ed è il numero 05, ed è il mio preferito. Ad esempio, preferisco di più questo che quello di Maybelline, questo qua, come colorazione sono simili, ma questo mi piace di più, quindi Astra lo tengo. Poi quelli di Essence, questo ad esempio l'ho utilizzato tantissimo e molti mi dicono: ma che rossetto hai? Perché con la pigmentazione delle labbra e questo rossetto, cioè questo lip gloss, mi fa un effetto di rossetto e mi piace tantissimo. Quindi questo lo tengo. Wet n Wild in edizione limitata, mi piace tantissimo. L'ho già messo come topper sulle labbra. È leggerissimo ma molto molto bello, quindi mi piace. Un altro di Lotti London, e questo è sempre quell'effetto di blue brown di MAC. Adesso ve lo faccio vedere. Guardate, ditemi se non assomiglia a un blue brown. Pigmentazione bellissima. Poi reliquia delle reliquie, no, questo non è un illuminante. Ho i primi liquid di Nabla. Cioè, guardate, non ci posso credere. Vabbè, è durissimo. Guardate, oddio, vi ricordate? Vediamo se esce. Cioè, impressionante. Guardate, oh, esce pure. Wow, bello. Guardate, ovviamente questi li cestino, anche questo colore. Dai, proviamolo anche questo. Però devo dire che come pigmentazione c'era. Sì, dai, belli. Vabbè, questi li posso cestinare. Gerard Cosmetics, sono ottimi, veramente ottimi, ottimi. Mi piacciono tantissimo e quindi questi li tengo. Kiko, questo rosellino è sinceramente è un po' tipo lattiginoso, quindi questo lo regalo, credo che lo darò alle bimbe. E poi c'è anche questo di Essence che è un po' rovinato perché l'ho utilizzato, che dire tanto, direi tantissimo, e anche questo lo do alle bimbe così lo finiscono loro. Poi Kiko, questo mi piace tantissimo. Questo l'ho già utilizzato altre volte ed è molto molto bello e molto pigmentato, molto molto bello. Poi ho questo di Kiko sempre, vediamo com'è questo.
Questo è un po' più scuro, sì, questo è leggermente più scuro. Questo lo provo, se esce dal bordo delle labbra, lo regalo, lo metto di lato. Questo invece l'ho trovato sul sito Pink Panda, è ancora sigillato, quindi lo tolgo. Vado a pulirmi e faccio l'ultima tranche per quanto riguarda i lip gloss. Andiamo avanti e vedo ancora qualcosa di Elf. Qualcosa è sigillata e qualcosa invece è utilizzata, quindi questo è utilizzato. Vedrò se fa. Scusate. Ci sono questi quattro di Elf. Questi sono nuovi, come si vede dalla spugnetta, quindi li tengo perché vi ho detto che mi fanno comodo dentro la borsa, quindi questo li tengo. E questo controllerò se è buono perché è utilizzato, quindi controllo se è buono, se non è buono lo butto. Poi, per quanto riguarda Essence, per quello che vi ho detto poco fa delle Wings, c'è anche questa colorazione. Vedete, non sono proprio, diciamo, forti come colore, però mi piace proprio l'effetto che fa. Due di questi le ho date anche alle bambine per divertirsi un pochettino. E uno lo sto vedendo che è qua. Vedete, si scoprono tante cose, quindi questo lo tengo. Quest'altro è quello con l'arancione. Vi ripeto, se volete lo swatch, ditemelo che ve lo faccio. Questo, ad esempio, lo regalo perché non mi piace molto sto rosellino che si vede. Non so se si vede, quindi lo regalo. Poi abbiamo questo qui di Wycon. Non mi ricordo sinceramente questo com'è e se l'ho utilizzato. Ah no, carino, sì. Vabbè, lo posso anche tenere, sì, mi piace. Quindi lo tengo. Poi l'altro che volevo farvi vedere sono questi che vi ho fatto poco fa. Vi ho detto che poco fa ce n'era un altro che mi piaceva tantissimo ed era sigillato. Questi sono ottimi, sono quelli di Lotti London. Questi li ho utilizzati tantissimo. Vedete che pigmentazione hanno? Sono fantastici e sono tutti e tre, uno con una cangianza diversa. Se non volete prendere quelli che potete prendere questi che sono ottimi. Poi questo qui di Too Faced è vecchio, scaduto. Sicuramente era, sì, fa un po', non fa proprio tanta puzza, però non mi fa più l'effetto di non mi fa ingrandire le labbra, diciamo così, quindi lo butto perché l'effetto era quello. L'altro di Nabla è questo. Non mi ricordo se era questo, quello che usciva fuori dai bordi o l'altro. Era questo. Devo vedere le colorazioni. No, sono diverse. Ok, va bene, li tengo tutte e due, va. Tanto che ci siamo. Poi qui abbiamo, vabbè, un balsamo labbra, non c'entra niente, un altro di questi qua, però questo è quello di Colourpop, mi piace tantissimo, l'ho già provato, questo è nella postazione, infatti lo rimetto nella postazione. Poi abbiamo un altro di Lotti London, guardate la pigmentazione, guardate, guardate, specchiatevi, molto molto bello. Poi questo va bene, poi questo di Wycon mi piace tantissimo, specialmente se utilizzo un tipo di rossetto. E questo è il colore. Se volete enfatizzare tantissimo il rossetto che mettete di sotto, mettete un lip gloss sopra giù della stessa tonalità e il risultato è ottimo. Poi, questo è un altro di quelli che vi ho detto poco fa. Ve lo faccio vedere proprio perché è carina come cosa. Ricordatevi la matita. Vedete che pigmentazione? Cioè, dai, dai. Poi, un altro mettiamo di lato, lo scendiamo sotto. Questo è di NYX Lip Butter, se non mi sbaglio questo non mi è mai piaciuto, sì infatti, ho cannato il colore ma questo non mi è mai piaciuto e quindi lo regalo. Questo di Essence è vecchissimo ma vi faccio vedere. Il profumo è fantastico, così chiari non ne ho e quindi lo tengo perché questa è un'altra tonalità. Lo tengo e in caso vedrò se darle alle bambine. Però forse ci assomiglia. Devo confrontarli con questi. Vediamo. Se c'è qualcosa di simile. Vabbè, sì, dai. Vabbè,
un pochettino ci assomiglia, dai. Questo di Essence lo regalo. Poi questo Lovely l'ho preso per fare il video. No, questo no, non mi dice niente. Poi ho quelli di Essence che hanno tutti questi. No, questo lo regalo. Wet n Wild. Credevo che fosse un rossetto, invece mi è capitato un lip gloss e questo lo metto. L'ho utilizzato anche un paio di giorni fa, quando ho tolto il rossetto perché avevo mangiato fuori. Ho rimesso questo, mi piace tantissimo. Poi un altro di Kiko, extra volume, ed è questo colore qua, molto bello, ancora scrive benissimo, quindi lo tengo. Poi questo di Essence XXL, ed è questo colore. No, non mi dice niente, quindi lo regalo. E l'ultimo è quello di Colored Rain. Spero che si sia visto tutto, eh? Lo spero tantissimo. Ed è questo colore, ma è leggermente scuro. Ed è questo. Lo tengo e lo provo. Se non mi piace, lo regalo. Allora, per quanto riguarda i lip gloss, ho questi tre di Fenty Beauty che sono i miei preferiti. Sono Fenty Glow, Fussy e Sweet Mood. Questi tre sono quelli che io tenevo nella borsa. Adesso li ho fatto fare, diciamo, il giro, quindi poserò questi e metterò quelli di Elf, così li consumo. Quindi questi tre non si toccano. Invece questo qui, che è quello di By Terry, io li ho trovati nelle box di Look Fantastic. Già l'avevo trovato una volta e l'ho utilizzato e lo sto quasi per finire. Quindi questo, che è sigillato, non è stato mai aperto, lo regalerò o lo venderò su Vinted. Quindi seguitemi anche lì. Per quanto riguarda i gloss è tutto. E questo è tutto per quanto riguarda i lip gloss. Ho buttato questi tre di Nabla, che veramente posso fare anche un video a parte perché sono delle reliquie. Queste sono le cose che invece regalerò e tutto il resto è quello che tengo, che ovviamente è tantissimo. Però, come vi ho detto anche negli altri video, queste cose le ho comprate con i miei soldi. Voi potete spendere i soldi come volete. Io non spendo soldi in gioielli, in macchine, in feste, eccetera, eccetera, ma faccio quello che di più mi piace. Quindi, se a me piace comprare i trucchi, io compro i trucchi. Ovviamente voi non fate i conti in tasca a me e io non faccio i conti in tasca a voi. Per quanto riguarda questo video è tutto, io mi vado a togliere tutti questi swatch e chi lo sa, posso fare altri video? Non lo so, mi va? Magari, dai, facciamo, ma proviamo. Comunque, per quanto riguarda questo video, io vi mando alla Stefania del futuro. Ciao ciao! Allora, ho fatto questo decluttering, ovviamente. Spero che vi piaccia. Ditemi cosa ne pensate. Vi aspetto giù nei commenti. Siate ovviamente educati. Per quanto riguarda questo video è tutto. Vi mando all'altro video, quindi tutta la vasta serie dei decluttering. Quindi, come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. E se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!